dopo il 3464 è iniziata la saga degli Urbani Paperi, realizzata da Alex Bertani insieme con Matteo Venerus e Emanuele Bacinelli, questi ultimi già autori di Italici Paperi, pubblicata in 5 episodi a partire dal Topolino 3384 e successivamente ristampata in un volume cartonato ricco anche di alcuni contenuti extra relativi alla lavorazione della saga stessa. In questo nuovo video, in attesa che gli Urbani Paperi si vadano a concludere, parleremo proprio di quest'ultima saga, provando ad approfondire gli spunti storici che Venerus e Bacinelli ci hanno raccontato nel corso della prima stagione. La serie, lanciata come il racconto della grande storia dell'Italia antica su Topolino, in effetti si è concentrata su vari stadi dello sviluppo della società romana e in particolare delle società italiche sotto l'influenza degli antichi romani. In particolare, Italici Paperi si è concentrata sugli aspetti commerciali e in maniera un pochino più marginale su quelli culturali e ingegneristici. La serie racconta le avventure del piccolo villaggio di Paperopolum, posto da qualche parte nel centro dell'Italia. Probabilmente l'Umbria, visto che quella è una delle zone di origine dei popoli cosiddetti italici. Capo della comunità è Paperonoro, ovvero Paperone, come sempre il più ricco del villaggio. Gli elementi disneyani quindi sono fortemente presenti. Paperonoro, infatti, abita in un edificio di forma cubica che si trova al centro di Paperopolum e al cui interno si trovano tutte le sue ricchezze, costituite in particolare dalle merci che Paperonoro commercia con i villaggi vicini e i viaggiatori che passano vicino a Paperopolum. Le atmosfere della serie però sono anche piuttosto moderne, non a caso è evidente la forte influenza che ha avuto una saga come quella di Asterix e Obelix nella costruzione dell'ambientazione. Il villaggio di Paperopolum in effetti ricorda proprio il villaggio gallico di Asterix e Obelix. Tra l'altro, questa influenza è stata confermata in una recente intervista realizzata da Marco D'Angelo e Andrea Bravini per lo Spazio Bianco. Trovate il link in descrizione insieme con tutti gli altri link di approfondimento. Oltre a Guccini Uderzo, però, c'è anche una evidente influenza da parte di Guido Martina, che è stato per decenni il principale sceneggiatore, nonché punto di riferimento per il movimento fumettistico disneyano italiano. In effetti, proprio come è avvenuto in Storia e Gloria, abbiamo un approccio alla storia piuttosto allegro, nel senso che in particolare in questa saga la cronologia degli eventi storici è particolarmente compressa. La necessità principale degli autori, infatti, era quella di utilizzare sempre gli stessi personaggi senza dover necessariamente ideare i loro discendenti di volta in volta per raccontare le varie fasi dello sviluppo della società romana, che ovviamente hanno preso un periodo di tempo di diversi decenni. Ad ogni buon conto, l'evidente intento educativo e questa necessità di avere sempre gli stessi personaggi, cosa che permetteva agli autori di costruire comunque una storia in grado di legare i 5 episodi, risulta una licenza poetica o fumettistica, visto il mezzo, che è più che perdonabile. Andiamo quindi ad esaminare tutti gli spunti, storici e non solo, che i Paperi Italici consegnano ai lettori. Il primo elemento indubbiamente è quello legato alla nascita e allo sviluppo del commercio nell'antica Roma. E questo è uno degli elementi fondamentali che hanno permesso la modernizzazione della società romana in particolare e delle popolazioni italiche in generale. In questo processo è stato fondamentale l'utilizzo delle monete, come ad esempio i famosi sesterzi, che hanno permesso di spostare il commercio dal baratto verso una versione indubbiamente molto più moderna e molto più vicina a quello a cui pensiamo oggi. Fondamentale è anche l'apertura verso mercati stranieri, esteri, e la capacità soprattutto di
acquistare materie prime per poi utilizzarle per la costruzione di utensili di uso quotidiano, come ad esempio potevano essere per le società agricole dell'epoca, aratri e zappe. Il periodo finale della Repubblica Romana e quello successivo, denominato come Pax Romana dell'Impero Romano, produsse una rete di trasporti stabile e sicura che permise un grande sviluppo negli scambi commerciali tra le varie zone di influenza di Roma e anche in parte con l'esterno. Questa rete di trasporti, sia stradale sia navale, era sufficientemente sicura da limitare al massimo i danni commerciali dovuti alla presenza di briganti e pirati. Ed è quindi a questo punto che andiamo a vedere un po' più nel dettaglio come venivano costruite le strade nell'antica Roma. La rete stradale è una delle più note opere di ingegneria dell'antica Roma. Dopo che i progettisti avevano determinato il percorso migliore per collegare due punti del territorio, arrivava il momento dei mensores che, utilizzando la groma, uno strumento in grado di calcolare con grandissima precisione gli angoli retti, realizzavano le misurazioni necessarie per disegnare la griglia del manto stradale. Fatto ciò, veniva il turno dei liberatores che scavavano il terreno fino a incontrare uno strato di roccia oppure uno strato sufficientemente solido per fermarsi e dal quale partire per la costruzione effettiva della strada. A quel punto veniva decisa la tecnica costruttiva. Le strade romane erano sostanzialmente costruite a strati, generalmente il primo strato era costituito da pietre e mattoni mescolati insieme con la calce e serviva per drenare l'acqua. A questo strato veniva sovrapposto un secondo strato intermedio costituito da ghiaia compressa. E infine la pavimentazione vera e propria, costituito da pietre generalmente squadrate e levigate, e sistemate in maniera tale che l'acqua piovana potesse defluire fino a dei canali di scolo laterali. L'idea era ovviamente quella di impedire che le strade si allagassero durante i periodi di pioggia. Le strade più importanti poi presentavano eventualmente anche dei marciapiedi laterali per permettere ai pedoni di poter camminare in sicurezza. L'altra grande opera ingegneristica per cui i romani divennero famosi erano gli acquedotti. Gli acquedotti romani erano una rete di condutture costruita in mattoni, pietre o cemento, con una lieve pendenza in maniera tale che l'acqua venisse trasportata grazie all'azione della gravità. Il primo acquedotto romano a venire costruito risale al 312 a.C. Proprio gli acquedotti ci vengono in aiuto per posizionare cronologicamente in maniera precisa l'ultimo episodio degli Italici Paperi, peraltro ambientato proprio a Roma. Infatti, nel 145 a.C. la città aveva la necessità di aumentare le scorte d'acqua. Vennero pertanto stanziati i fondi per la costruzione di un terzo acquedotto cittadino. A portare avanti la costruzione dell'acquedotto ci pensò il pretore Quinto Marcio Re. L'acquedotto venne completato in un paio di anni con una spesa complessiva di ben 180 milioni di sesterze. Possiamo quindi ragionevolmente pensare che sia proprio alla costruzione di questo terzo acquedotto che fanno riferimento gli autori nella puntata conclusiva di Italici Paperi. Tra l'altro, questa costruzione, nella finzione storica disneyana, viene proposta da Paperonoro sul progetto di Archimedio, che proprio come Archimede Pitagorico, anche in questa epoca degli antichi romani, propone sempre idee e invenzioni in qualche modo avveniristiche per l'epoca. Un altro elemento che peraltro viene esaminato nel penultimo episodio di Italici Paperi è il rapporto tra Roma e l'antica Grecia. Tra l'altro, in questo penultimo episodio, Tizio Caio, il romano che fa affari con Paperonoro, cita il Pi greco ed invito a recuperare il vecchio video uscito in occasione del Pi Day 2022 e dedicato proprio al Pi greco.
L'influenza dell'antica Grecia sulla cultura romana ovviamente non può essere ridotta a quella trentina di pagine della storia disneyana degli italici paperi. E anche dal punto di vista cronologico si spande nel tempo per un periodo di 2 o 3 secoli almeno. I rapporti tra Roma e l'antica Grecia iniziarono nel III secolo a.C., soltanto dopo la fine delle guerre puniche. I rapporti furono sporadici e mediati in particolare dalle colonie greche in Italia, la cosiddetta Magna Grecia. Furono infatti soprattutto i popoli italici in questa fase a subire le principali influenze da parte della Grecia. I rapporti però divennero più stretti a partire dal 189 a.C., dopo la vittoria romana in Asia Minore sui Seleucidi a Magnesia, quindi con la conquista effettiva della Grecia avvenuta nel 146 a.C. Probabilmente proprio a questo evento storico che fanno più o meno esplicito riferimento gli autori nel penultimo episodio degli Italici Papi. Detto ciò, vi invito a iscrivervi o quantomeno a curiosare in un paio di canali sempre ricchi di approfondimenti storici. Innanzitutto l'Alessandro Barbero Fan Channel e poi Roberto Trizio, che ha un canale esclusivamente dedicato alla Roma antica. Ovviamente vi invito a iscrivervi anche al mio canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video. E ispirandomi proprio al saluto finale di Roberto Trizio, vi suggerisco caldamente di iscrivervi al canale, altrimenti potrei decidere di mandarvi Paperago a casa e probabilmente la vostra casa potrebbe non essere così contenta di averlo come ospite. Per cui, saluti a tutti!